Benvenuti alla seconda giornata di Future Movie Factory. Lascio la parola alla relatrice. Ok, quindi ieri abbiamo affrontato, adesso mi intimidisce perché mi sento, no? Quindi, abbiamo affrontato il discorso dello sviluppo di progetti, sviluppo appunto all'interno della nostra struttura con la cooperazione di altri, come costruirlo. Oggi andiamo a vedere proprio il discorso delle coproduzioni internazionali. Quindi abbiamo visto la differenza tra compartecipazione e coproduzione, no? La compartecipazione, dicevamo, non dà diritto a chi entra in partecipazione a una parte del progetto, cioè la persona che entra finanziariamente compartecipando al progetto non acquisisce dei diritti sul progetto. Con la coproduzione sì, quindi in rapporto alla quota di coproduzione gli spetta una quota di diritti. Abbiamo visto i diritti, cioè il totale dei diritti che calcoliamo è un 100%, se qualcuno entra con il 20%, ha il 20% di proprietà del progetto. È chiaro? Allora, si può abbassare un pochino un senso di rimbombo? Di... Sì, non si sente. La sentiamo meglio senza il microfono. Purtroppo per lo streaming, però io adesso così sto bene, voi mi sentite bene? Ok. Va bene? Sì, oh, ecco, adesso va meglio, non mi sento perché sennò c'avevo proprio un rimbombo. Prova. Ci siamo? Va bene, insomma sento un pochino ma non dà fastidio. Voi? Tutto bene? Ok. Allora, la definizione di coproduzione, andiamo a leggere e poi approfondiamo. Insomma, cooperazione tra due o più entità legali, ieri dicevamo che non possono entrare in coproduzione delle persone, devono essere delle persone legali e non persone fisiche. La differenza sta nella costituzione di qualche forma di struttura legale intorno alle persone, che può essere una società che è unipersonale, un SRL unipersonale, una appunto ditta individuale, può essere un SNC, un SS, una cooperativa, quello che vogliamo, ma ci deve essere comunque una struttura legale per poter entrare in coproduzione. Io persona non posso dire voglio coprodurre con te, ti ci metto dei soldi, acquisto la proprietà, non è possibile. Quindi le entità legali entrano appunto in coproduzione e avvengono una serie di cose, per cui tra queste due entità legali c'è un management congiunto, no? Quindi si prendono insieme delle decisioni. Cioè non è che il coproduttore ci mette dei soldi, acquisisce una parte e poi delega, no? Normalmente non è così, in una coproduzione c'è comunque una gestione congiunta del progetto, si tiene conto dell'altro. C'è chi parla appunto della produzione di un film come di un matrimonio, dice è un processo che comunque tra i tempi di sviluppo che possono essere 2-3 anni, le riprese, la post-produzione e tutto, 5-6 anni insieme, cioè lo fai con chiunque, no, scegli bene la persona con cui intraprendere questo cammino, no? C'è una proprietà condivisa dei diritti ma anche dei materiali. No? I materiali, oggi appunto parliamo di file, parliamo di comunque un materiale poco definibile a livello materiale, ma esiste un prodotto finale che si chiama film. Su questo film entrambi devono poter accedere, no? Alla copia finita, insomma, del film, e possono avere bisogno appunto di intervenire, di possedere, insomma, i materiali stessi. Dopodiché, questa è una cosa molto importante, la qualifica di film nazionale con conseguenti benefici in ogni paese. Allora, io stabilisco una coproduzione Italia-Germania. I due paesi che entrano in coproduzione lo fanno secondo delle regole ben precise che andremo a vedere poi nel corso della mattinata
E il seguire queste regole ben precise fa in modo che ognuno dei due coproduttori nei rispettivi paesi può ricorrere al proprio ministero, ai propri fondi regionali, eccetera, eccetera, ma soprattutto nel discorso del ministero, con la qualifica di un film prodotto in Italia, no? Anche se è l'80% prodotto in Germania e il 20% in Italia, anche se è il 90% e il 10%, poi vedremo, esistono anche delle forme appunto che ti permettono di scendere fino al 10%, il fatto di seguire queste regole e di fare tutta una serie di adempimenti a livello ministeriale, quindi la richiesta della nazionalità italiana preventiva, no? Poi viene accordata la nazionalità italiana definitiva, è perché l'hai fatto entro queste regole e acquisisci la nazionalità italiana per il film. Secondo delle percentuali precise, tu non puoi coprodurre con una percentuale inferiore al 10%, no? In caso di una coproduzione bilaterale, adesso lo vediamo man mano che andiamo avanti. Comunque è la nazionalità italiana del film che ti dà diritto ad accedere a fondi pubblici. Quindi senza la nazionalità italiana tu non ti puoi presentare al MIBAC e chiedere un finanziamento sul film. Quindi è molto importante sapere queste regole e seguirle, insomma, per quanto riguarda poi l'interesse di ogni coproduttore nel proprio paese, perché così come acquisisce la nazionalità italiana da noi, l'altro coproduttore nel proprio paese ha la nazionalità tedesca o chi che, no, quello che è nel suo paese, quindi può afferire... No, no, ogni coproduttore ha la nazionalità, cioè deve avere la nazionalità per quanto riguarda la sua quota di diritti del film. È un vantaggio. È un vantaggio assolutamente, quindi va nel suo paese, può afferire appunto, può richiedere fondi pubblici nazionali, no? Per quanto riguarda la sua quota ovviamente. Dopodiché la coproduzione dà diritto allo sfruttamento commerciale congiunto del film. Abbiamo visto ieri come in una coproduzione ogni coproduttore ha diritto, nell'ambito normale insomma, delle coproduzioni, a sfruttare commercialmente il film nel proprio territorio, al 100% normalmente. No? Coproduzione Italia-Francia, io sfrutto, cioè l'Italia è mia, coproduttore italiano, la Francia, tu coproduttore francese, la sfrutti tutta tu. Dopodiché ci possono essere delle negoziazioni, come dicevamo ieri, tutto è negoziabile. Se noi pensiamo che per come è fatto il film, per gli attori che ci sono, per il regista, il film può avere un successo al botteghino molto più alto in Francia rispetto a quello che può succedere in Italia, possiamo negoziare, no? Con il coproduttore francese dicendo però la Francia vale molto di più, quindi mi cedi una quota di Francia. Quindi mi dai una quota di Francia, oppure mi dai più del resto del mondo, per dire. No? C'è un modo di, perché il resto del mondo lo dividiamo, no? Essendo due coproduttori, gestiamo insieme il resto del mondo e poi ci dividiamo gli introiti a seconda della quota di partecipazione. Però possiamo decidere di fare in altro modo. Vi è chiaro? Quindi oltre alla quota diciamo, di coproduzione iniziale, in fase commerciale, nonostante per esempio ci sia il 20% della quota francese, si può dire in questo caso, ok, 20%, però visto che la Francia può fruttare di più dal punto di vista commerciale, sì, nonostante il tuo 20%, io voglio... Però questo non lo dici in fase commerciale, lo dici subito, lo dici quando tu stai negoziando il contratto di coproduzione, dici va bene, io ho questo film, lo voglio girare con, non so, Juliette Binoche e Daniel Auteuil, è un regista italiano, però ho bisogno di questi due grandi nomi francesi, mi trovo un coproduttore francese che con dei finanziamenti che riesce a trovare in Francia paga questi attori perché io non ce la faccio dall'Italia. Il coproduttore francese entra al 40%, hai questi grandi nomi, insomma lui riesce a farsi finanziare dal suo ministero, tu dal tuo, però prima di cominciare tutto tu scrivi il tuo bel contratto in cui dici si fa un contratto di coproduzione tra questi due paesi, queste due società, eccetera, eccetera, il coproduttore francese porta questo, il coproduttore italiano porta quello, vai avanti, gli eventuali introiti vanno poi divisi nel modo che segue. All'interno del contratto di coproduzione. Ma possiamo vedere nel corso della giornata dei facsimile di questi contratti? È probabile che io ce l'abbia, sì, comunque c'è la Convenzione Europea che andremo poi a vedere e lì abbiamo proprio una traccia. Le cose della
sì, forse le coproduzioni meno, perché sì, comunque insomma senz'altro, sì sì, però adesso sto facendo proprio una carrellata di principi generali, poi entriamo nel merito senz'altro. Allora, che differenza c'è? Coproduzione è una cosa, cofinanziamento un'altra, no? Dicevamo con partecipazione, cofinanziamento appunto un introito economico, finanziario nel film, no? Quindi il cofinanziamento è la partecipazione finanziaria da parte di qualcun altro, che può essere appunto un tax credit esterno, può essere uno sponsor, può essere no, la mamma, altre soluzioni insomma nella produzione del film. In questa situazione il produttore è il solo responsabile della produzione del film, non deve, no, rendere conto, o può farlo perché appunto ovviamente racconti, sto facendo questo o quell'altro, è anche l'unico proprietario sia del materiale, no, che dei diritti del film, quindi può gestire, non dico a suo piacimento, però è ovvio che se il cofinanziamento viene da una banca, io produttore non posso andare da un'altra banca e chiedere un altro finanziamento, perché la banca ti dirà voglio in esclusiva metterci il mio marchio. Però altre forme di cofinanziamento è possibile trovarle, insomma, sempre che non ledano i diritti, però in questo caso sono diritti d'immagine e diritti, no, non di proprietà. Cofinanziamento quindi non richiede la quota dei diritti? No, esattamente, no, esatto. Il cofinanziatore riceve una quota dei proventi, quello sì, no, perché lui ci mette soldi, insomma, in caso di uno sfruttamento del film che ha un buon risultato, insomma, riceve una quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento del film nel proprio territorio e gode del diritto di approvazione del film finito. Ti può dire a film finito non mi piace, no? Allora a questo punto può ritirare il finanziamento, ti può chiedere di modificare il film, no? Per farglielo piacere, quello anche lì negoziamo, insomma, che cosa mi costa produrre le modifiche che tu mi hai chiesto, oppure che cosa mi costa rinunciare al tuo finanziamento, insomma, si trova una mediazione, un modo per poter andare avanti. Si può stabilire prima, fino a che punto può... Certo, 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 si può stabilire prima, però lui ti può anche dire stabiliamo prima allora, no, come sarà il film finito, cioè tu mi devi garantire che mi presenti un film in questo modo, no? Quindi i cofinanziamenti e le compartecipazioni non dipendono da accordi tra paesi, no? Quindi diciamo che non hanno diritto alla qualifica di film nazionali. Se tu hai un cofinanziamento dalla Germania non dipende da un accordo, viene semplicemente finanziato il film da un finanziatore esterno. Allora, no, cofinanziamento e compartecipazione è la stessa cosa. I cofinanziamenti e compartecipazioni non dipendono da accordi. Le coproduzioni sì, coproduzioni. Questi sono cofinanziamenti e compartecipazione è la stessa cosa. Coproduzione è un'altra cosa. Mettere compartecipazione, va bene. Sì, sì, no, perché ieri ne abbiamo parlato in termini di compartecipazione, no? Ve l'ho detto, e perché a volte capitano, ci stanno capitando anche al Ministero dei Progetti, non so, in compartecipazione con gli Stati Uniti, perché non esistono trattati di coproduzione con gli Stati Uniti, quindi è un cofinanziamento o una compartecipazione. Esatto, esatto, perché è obbligata, perché non c'è un trattato di coproduzione, mentre invece, questo è molto importante saperlo, le coproduzioni vengono veramente negoziate dai diversi paesi, cioè ci sono commissioni ministeriali che si riuniscono, si mettono insieme, la mia legge cinema dice questo, la mia legge per il cinema dice questo, come possiamo combinare, no, le possibili coproduzioni in modo che si possa lavorare insieme alla produzione di un film. Quindi le coproduzioni sono regolamentate da legge. No? Ci sono dei trattati che poi vedremo un po' più nel dettaglio, insomma, tra i diversi paesi. E non ci sono tra tutti i paesi, insomma, a volte succedono dei paradossi. Mi ricordo anni fa successe che l'Italia firmò un trattato di coproduzione con il Sudafrica. No? Noi non ce l'avevamo, insomma, tantissimi altri paesi del mondo non avevano trattati di coproduzione con il Sudafrica, e successe che diversi paesi che volevano coprodurre con il Sudafrica non potevano farlo,
passavano attraverso l'Italia, cioè una triangolazione, coproduzione con l'Italia, l'Italia a sua volta coproduceva, no? Praticamente era il 90% Sudafrica, il 10% d'Italia e non so, era, no? Tutta una serie di escamotage per poter includere i benefici legati alla coproduzione con quel paese. Lo stesso con l'India, con il Canada, l'Italia ha moltissimi trattati di bilaterali di coproduzione, insomma c'è il nostro ministero è molto attivo in questo senso. Ugualmente la Francia, no? E la Germania e altri. Quindi nel momento in cui doveste decidere di fare una coproduzione con un paese straniero, insomma vi consiglio caldamente, adesso purtroppo stando adesso sul PowerPoint io non ho la possibilità o la capacità io insomma di andare su internet e farvi vedere, però poi andiamo a vedere il sito del Ministero, ci sono tutti i trattati bilaterali con quali paesi l'Italia ha un accordo di coproduzione, no? Quindi quello è importante. Allora, perché scegliere di fare una coproduzione? Allora, teniamo conto che la coproduzione è sicuramente a livello legale, a livello di complicazioni, è un'impresa, no? È appunto un discorso complicato e complesso. E cerchiamo di vedere prima i vantaggi, no? Perché farla? Allora, cooperazione su basi creative. Dicevamo, ho bisogno di Juliette Binoche e Daniele Auteuil, no? Due fior d'attori, insomma, creativamente ho bisogno di un input da parte della Francia e quindi cerco una coproduzione. Basi creative può essere appunto gli attori principali, può essere il regista, il musicista, il, no? Il direttore della fotografia, lo sceneggiatore, cioè i, diciamo, i non, elementi artistici. Cast and crew, però i capi reparto, insomma, top, esatto, gli elementi artistici che sono quelli appunto che andiamo a cercare. La condivisione di costi, no? Perché ci metto una parte io, ci metti una parte te, consente di elevare i budget dei film. Quindi ci metti appunto questi due attori, il budget si alza necessariamente, e però con una coproduzione è possibile, insomma, dovessi coprire io dall'Italia il costo esclusivo, insomma, di questa. Di queste prestazioni non potrei farlo, no? Poi consente l'utilizzo di expertise, nel senso di persone che sanno fare il mestiere, di contatti professionali a livello locale. Facciamo conto della Germania, vi dicevamo ieri, si fanno, no? I lender molto spesso richiedono che vengano, cioè molto spesso, chiedono che vengano spesi i soldi nella regione. Io faccio una coproduzione con una tale produttore che ha sede in una città di quella regione perché ho bisogno di fare la post-produzione lì, giusto? E quel coproduttore conosce gli stabilimenti di post-produzione, conosce no, le facilities e il personale di cui può usufruire in sede, quindi ha i suoi contatti che io non potrei mai avere prendendo il telefono e chiamando lo studio di post-produzione in Germania. No? È evidente che un coproduttore del luogo è inserito e non riesce ovviamente a produrre meglio di quanto possa fare io altrove. E poi i benefici da fondi nazionali o internazionali, e internazionali direi. Allora, trattati di coproduzione, dicevo, bilaterali, quelli che vediamo, no? Sul sito del Ministero. Trilaterali, poi vedremo il discorso della Convenzione Europea che vi spiego in dettaglio fra un momento. E internazionali sono i fondi come Eurimage, che vi dicevo ieri, fa da cappello poi alle coproduzioni internazionali, per dare un in più. Allora, possibili fattori negativi invece, no? Che pesano sulla scelta. Allora, una è una questione di carattere, ognuno di noi è fatto in maniera diversa, insomma ci sono delle persone che sono più o meno protagoniste, più o meno accentatrici, più o meno sfiduciose, insomma, no? Che hanno difficoltà a delegare o a cooperare con altri. Ce ne sono altre che amano lavorare in equipe e condividere, insomma, quindi una seria analisi della propria personalità prima di cominciare a dire ah sì, grandi amici, pacche sulle spalle, andiamo a cena fuori, stiamo benissimo insieme, e poi incominci che no, però tu mi avevi detto no, ma non mi puoi lasciare, no? E lì cominciano i problemi, quindi ragionare su questo. Poi il rischio di incorrere in coproduttori inaffidabili. Appunto, diciamo, un matrimonio, no? Devi sapere con chi ti accompagni, insomma, non può essere il primo che capita. E in quel senso io vi
cioè insisto sulla necessità di frequentare i mercati, di andare ai corsi di formazione, no? Di venire anche a situazioni come questa. Perché io non so se tutti voi vi conoscevate ieri, no? È importante, è molto importante, incominciate a conoscervi, no? Cooperate tra di voi, insomma, uno comincia a conoscere prima nel proprio territorio, poi ti allarghi un pochino, poi appunto quando ci sono, no? Una conferenza a Roma, venite, conoscete i colleghi di altri posti, cioè, e poi a livello internazionale è la stessa cosa. Cioè io posso dire, nei nostri corsi di formazione, di cui poi mi dovete ricordare di parlarvi, cioè, l'ultima edizione di quest'anno, cioè 2014, abbiamo avuto l'ultimo workshop, erano 20 partecipanti di 13 paesi diversi. No? Avete fatto a Varsavia? Abbiamo fatto a Łódź, in Polonia, sì. Sì. Sì, sì, l'abbiamo fatto in Polonia, 13 paesi diversi, 20 persone, cioè tu stai insieme, chiuso, no? Mattina, pomeriggio e sera in un albergo e ti conosci. Ah, la piscitelli c'era anche lì, no? No, 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 la piscitelli non c'era, no. E quindi ti conosci e da lì poi nascono tante possibilità, no? Cioè io vedo... Adesso ci incontriamo a Torino con una ragazza che ha fatto il corso, sta coproducendo con un croato, insomma c'è un'altra ungherese che sta facendo, cioè nascono progetti, no? Importante. Allora dicevamo coproduttori affidabili, e anche perché, no, non esistono assicurazioni che coprano il rischio di insolvenza. Questo ti dice sì, faccio richiesta ai fondi nazionali e poi, no, verso sul conto corrente entro tale data. Ti accorgi che non è capace di fare richiesta al Fondo Nazionale perché non sa come si fa, perché è troppo, no? Sì, è poco pratico, è una persona che ha millantato, oppure semplicemente c'è una società piccolissima, non ha mai fatto niente ancora, no? Tu dicevi bello, gli diamo la prima occasione, però vedi che è completamente perso, non sa da dove cominciare. Oppure ti dice ci metto i soldi e poi non ce li mette, insomma li usa per fare altre cose che sta facendo, ha bisogno di coprire degli ammanchi della società, migliaia di situazioni possibili, no? Appunto, uso sbagliato di fondi destinati alla produzione, dici li metto lì, invece poi non sai dove li spende. E problemi di cash flow. Questo è un problema che, no, tutti noi dobbiamo sapere che esiste. Cioè il cash flow è il flusso di cassa, no? Quando entrano i soldi, quando ho bisogno di spenderli. Questo è un ragionamento che farete con Alessandra, insomma, ma che è assolutamente fondamentale. Le società che saltano in aria perché appunto devono spendere, non entrano i soldi e non sai, no? Devi sapere delle tempistiche, che faccio se non entrano entro questo periodo, riesco ad espormi, posso contare sul tuo contributo entro tot, no? Come facciamo a pagare appunto le riprese, il personale, tutta la gente impegnata nella produzione di un film? Bisogna ragionarci insieme, mettersi lì con preventivo, piano finanziario e piano di spesa, no? Tante, ma noi stessi, insomma, con la mia società abbiamo sofferto tantissimo di questo problema, no? E non per coproduttori, insomma, appunto per fondi regionali che non arrivavano. Ma e poi energie fisiche e mentali nostre, no? E costi, insomma, perché aumentano ovviamente le spese di comunicazione. Adesso questo problema è diminuito perché non si scrivono più lettere, non si mandano più plichi, insomma va tutto via, no? Via mail, via appunto internet, insomma, che non ha costi supplementari, diciamo, se abbiamo un flat in ufficio non ci preoccupiamo del fatto di doverli mandare 20 sceneggiature piuttosto che, insomma, va bene lo stesso. Però le traduzioni ci devono essere, no? Cioè noi abbiamo per il deposito al Ministero l'obbligo di depositare tutto il materiale in italiano, loro avranno l'obbligo di presentarlo in francese, in tedesco, in quello che è, quindi bisogna spendere per tradurre. E questioni legali, perché è opportuno, trattandosi appunto di questioni molto complesse, farsi seguire da avvocati per poter stendere un contratto di coproduzione che vada bene da entrambe le parti. Quindi ci sono delle spese legali da sostenere. Quindi queste sono appunto le spese in più rispetto alla normale gestione in un paese, diciamo, con una società di quello che è tutto l'idea della produzione. Allora,
La struttura formale dell'accordo di coproduzione consta dell'accordo in sé, quindi il contratto, no? Che adesso vediamo più in là, e poi una serie di appendici che però fanno parte integrante del contratto, no? Il contratto non può esistere, un contratto per la coproduzione di un film, se non c'è la sceneggiatura concordata. Allora io la sceneggiatura la devo, cioè sulla base di questa sceneggiatura scritta da questo autore, consta di tot numero di pagine che si allega, no? Noi decidiamo insieme di coprodurre il film. Quindi la sceneggiatura è approvata da entrambi i coproduttori, parliamo della coproduzione bilaterale in questo caso, e viene allegata. Idem il preventivo, è concordato, no? Questo film fatto sulla base di questa sceneggiatura per la regia di eccetera eccetera costa tot e viene scritto nel contratto, no? E il preventivo viene allegato al contratto. Il piano finanziario, idem, come copriamo i costi, dobbiamo essere, no? D'accordo su questo, tu vai al tuo fondo nazionale, però siccome giriamo nella tua regione, il tuo lender, no? Ti rivolgi anche al fondo regionale del Baden-Württemberg, che dicevamo ieri, insomma ci piace tanto, e noi qui sappiamo che gireremo, non so, appunto nella regione Puglia, che possiamo contare su tot, tutto questo nel piano finanziario, no? Dopodiché il cash flow, dicevamo appunto un piano di expenditure, quindi di spesa, no? Quando spendiamo per cosa, in che tempi. E prima di parlare di recupero spese, scusate, ma il preventivo è importante anche che venga diviso in quote, cioè il preventivo deve riportare diverse colonne, e questo sono certa che Alessandra approfondirà, insomma, perché vi farà vedere proprio tutti i preventivi dettagliatissimi, insomma, quanto riguarda preventivo di sviluppo medio e un preventivo di produzione. E il preventivo quindi dovrà essere suddiviso in colonne per dire chi porta che cosa. No? Quindi abbiamo appunto le voci di costo, le diverse colonne Italia e Francia, e a seconda di quello che dobbiamo, cioè l'oggetto su cui va speso, va attribuito all'Italia o va attribuito alla Francia, no? Per un totale sommando di tot per cento del budget. Chiaro? E poi un piano di recupero spese, dove c'è anche il discorso dell'attribuzione delle diverse nazioni, insomma, nell'ambito della divisione del mondo, insomma, sul recupero degli introiti, no? Quindi i profitti come vanno divisi, insomma, recupero spese nel senso sì, io ho speso tot, però no? Voglio recuperare quello che ho speso appunto con gli introiti, insomma. Allora, per quanto riguarda il testo, ogni contratto è diverso dagli altri, cioè ognuno può gestirsi entro certi limiti i contratti a proprio piacimento, no? Con ovviamente un consiglio legale che ti permette di non incorrere in errori madornali, insomma, però se andate a mettere su Google il contratto di coproduzione ne trovate 20, bisogna diffidare, insomma, dei 20 e pensare che va bene per te quello che fanno gli altri, no? Ognuno deve essere tagliato su misura, insomma, e ragionato specificamente per quel progetto. Questo è un po'. Però, allora, il budget preventivo, dicevamo, no? Tra gli allegati. Allora, l'allocazione appunto concordata. Ad esempio, il producer's fee, no? Abbiamo detto ieri 7-7,5% del budget. A chi va dato? No? Siamo due coproduttori, facciamo metà per uno. No, uno dice io sono produttore delegato, sono produttore esecutivo, si gira tutto in Italia, perché dovrei dividere a metà con te? No? Allora dividiamo secondo le quote di partecipazione, un 80 Italia, 20 Francia, io mi tengo l'80%, il 20% per te Francia, va bene? Sì, va bene. Allora il producer's fee va concordato, insomma, è diviso a seconda della decisione che si prende. Idem altre voci del budget, le spese generali e gli imprevisti. Sono voci che fanno parte di tutti i budget di produzione. Le spese generali sono quelle che vanno a coprire i costi sostenuti per il mantenimento, diciamo, della struttura di produzione. Quindi al di là delle persone che sono dettagliate all'interno del budget, noi abbiamo, no, costi di affitto, di luce, di telefono, dell'abbonamento internet, piuttosto che appunto
TASI, TARSU, cioè costi che sono inerenti all'attività dell'ufficio. Quelli vanno nelle spese generali, costi di, non so, carta, copisteria, cose, se non c'è una voce nel budget normalmente c'è, però no, tutte queste, diciamo, spese accessorie che sono per il mantenimento della struttura sono considerate spese generali. Gli imprevisti è un'altra quota di budget che, diciamo, serve da ammortizzatore. No? Spesso non viene spesa, cioè spesso magari, insomma, però quando non viene spesa bisogna decidere come dividerla. Quando hai un, poi credo che ci sia, ecco, le eventuali spese over budget e underspend si chiamano, no? Quindi overspend e underspend. Ciao. Di solito c'è una quota, anche c'è una percentuale allocata come imprevisto? Sì, spese generali e imprevisti insieme normalmente non superano il 12% del budget. Insieme? Insieme. Quindi a seconda 7-5, insomma, diciamo che normalmente nei preventivi c'è un, appunto, un cuscinetto che ti permette, no, di poter sostenere i costi dell'ufficio e di far fronte ad eventuali imprevisti che non sono stati considerati. Appunto la gestione delle spese over budget, che succede se il film costa più di quello che avevamo preventivato? No? Si blocca, si cercano altri fondi, ci pensiamo prima, eliminiamo alcune cose, bisogna comunque ragionarci prima. Esatto, esatto. E che succede invece se spendiamo meno del previsto, no? L'underspend, quindi l'eventuale risparmio sui costi preventivati. Siamo riusciti a mettere insieme tutti i soldi del piano finanziario, ma restiamo risparmiando. No? Ci sono nel piano finanziario, e questo lo vedrete appunto anche più in là, dovete tener conto sicuramente di quelle che vanno restituiti, perché ci sono dei finanziamenti che sono andati a fondo perduto. No? E vi dico quelli appunto del piano media, il programma media è un finanziamento allo sviluppo a fondo perduto, quindi quello sapete che potete utilizzarlo. No, per avere la seconda tranche dovete rendicontare di aver speso tutta la prima, però non avete obbligo di restituzione. Altri finanziamenti sono dei prestiti a tasso bassissimo, a tempi lunghissimi, e recuperano come il Ministero, come Eurimage, sono dei prestiti, non sono dei fondi, no, dati a fondo perduto. Recuperano però dopo che il produttore è rientrato dalle proprie spese, se ci sono stati differimenti, se no, il producer's fee normalmente è l'ultima cosa che andiamo a prendere, quindi il produttore deve essere comunque coperto, deve aver recuperato tutte le spese, il distributore deve aver recuperato tutte le spese nel caso dei fondi del Ministero, cioè deve essere appunto tutto, non ci devono essere ancora dei crediti da parte della produzione del film, e poi va restituito al fondo ministeriale, no? In quota la sua partecipazione fino ad un massimo che è quello che è il contributo. È ovvio che non restituisci più di quanto hanno contribuito, no? Però anche lì nel piano finanziario dobbiamo essere molto chiari su quelli che sono i fondi e quanto e come vengono restituiti. Bisogna concordare la valuta. In Europa non abbiamo problemi, insomma, diciamo, facciamo tutto, no? Il budget è in euro e quindi non ci sono, con i paesi dell'Eurozona, insomma, non abbiamo problemi, ma se andiamo a coprodurre con la Danimarca piuttosto che con la Georgia, dobbiamo sapere che dobbiamo concordare una valuta, che il cambio che applichiamo con l'Inghilterra, insomma, il cambio applicato è quello del giorno tot e viene fissato in tot. No? Quindi poi ci possono essere, no, delle fluttuazioni che possono andare a beneficio o a svantaggio del coproduttore dell'altro paese. E di questo dobbiamo tener conto, insomma, concordare la valuta, esplicitarla, fissare il tasso di cambio, insomma, e includerlo nel contratto. Allora, piano finanziario, abbiamo cominciato a vederlo ieri, insomma, è articolato con diverse voci, no? In vari ordini vi troverete, insomma, in diversi piani finanziari. Questo l'ho estrapolato, anzi vorrei anche farvelo vedere. Ho una serie di documentazioni, di cose che mi sono portata, che poi mano a mano
piano finanziario è quello di Eurimage, appunto, che è questo. Poi lo potete venire a vedere più in dettaglio, purtroppo non avendo la penna, però insomma è qua, no? Quindi in un ordine un po' diverso, ma quello che ha di, no? Cioè, nome del produttore, il produttore delegato e paese, e questo stesso riquadro va fatto per ogni coproduttore, quindi ognuno ha una pagina, no? Dove scrive quello che è appunto l'introito del suo paese. Noi abbiamo come prima, dice, fonte di finanziamento, data, i dettagli, quindi se è stato ottenuto o meno, insomma, se è in richiesta, se è in elaborazione, se com'è, la quantità in valuta nazionale, quantità, cioè la somma, insomma, in euro, e la percentuale rispetto al budget complessivo. Allora, fonti di finanziamento, inizia qui, dice, sostegno pubblico, no? L'abbiamo scritto qua, fondi nazionali. Allora c'è public support nazionale e regionale, no? Fondi nazionali e regionali è una parte, cominciamo appunto dal sostegno del paese. Poi televisione può essere articolata, come dicevamo ieri, in coproduzioni o preacquisti, eh? Coproduzioni e preacquisti, volendo anche, vi dicevo del caso del film documentario di Edoardo Winspear che abbiamo prodotto con Rai Cinema, sono entrati in coproduzione sul film e preacquistato i diritti per la televisione. Quindi hai due somme diverse, una per la coproduzione, una per i diritti televisivi. Da parte della televisione, sì, da parte della televisione è ovvio, al momento in cui decide di coprodurre acquisisce anche diritti, insomma, sì. Sono due contratti diversi, ovviamente. Sono due contratti diversi. Poi i minimi garantiti di distribuzione, no? L'abbiamo messi anche qua nel secondo, minimi garantiti, si riferisce alla distribuzione nel proprio paese. Prevendite, no? Noi possiamo aver effettuato delle prevendite a un, perché c'è, sì, pre-sales, in genere si tratta del sales agent, quindi le vendite internazionali, no? Che fa delle prevendite. Vi accennavo ieri al fatto che è opportuno cercare il sales agent internazionale il più presto possibile, quando ci è possibile nella produzione del film, per poi poter garantire quella somma all'interno del piano finanziario, ma anche perché poi non incorriamo in errori del tipo: ho questo bellissimo film, questo bellissimo cast, vado, me lo vendo all'Australia per recuperare quel tot, lo vendo alla Danimarca che mi dà tot come prevendite di distribuzione, e poi il venditore internazionale ti dice: come, no? Hai già venduto questi territori, e allora io che faccio? Il mio mestiere dov'è? Quindi di questo vi parlerà Riccard, che si occupa proprio di distribuzione, insomma, quindi entrerete molto più nel dettaglio di quello che fa il sales agent, i distributori nazionali, eccetera. Però quanto prima si riesce appunto a contattarlo e ad avere un minimo garantito dal sales agent internazionale, meglio è, e qui lo mettiamo. Graziella, una cosa, sì, volevo chiedere, ma a proposito di questi fondi, non fondi, di questi costi per la ricerca dei minimi garantiti o di queste cose qua, andare ai mercati, eccetera, possono essere coperti all'interno, sì, del piano finanziario, poi, cioè il produttore come si... Nel budget di sviluppo di media ci sono i costi per frequentare i mercati, li puoi mettere. Che sono super, cioè è oltre, sì, quel 7%? No, tu stai adesso riferendoti al budget di produzione. Io ti sto dicendo che media nel suo fondo sviluppo, perché queste sono cose che tu fai addirittura nello sviluppo del progetto, no? Quindi nello sviluppo del progetto tu puoi mettere una voce. Assolutamente, viaggi a mercati, puoi mettere la voce viaggio, la voce appunto vitto e alloggio. Sì, anche perché partecipare ad alcuni mercati cioè a parte il viaggio e l'alloggio, proprio il ticket per entrare. Esatto, l'accredito per entrare, lo metti nel budget, ci metti le voci relative al budget, alla preparazione del marketing package. Tutto quello che è la tua andata al mercato, a parte il comprarti i vestiti, che ovviamente, no, è una questione che non riguarda lo sviluppo del film, per il resto insomma puoi metterlo benissimo all'interno del budget di sviluppo, non di produzione. No, la produzione è la produzione del film, insomma, quindi non riguarda la produzione.
Però nel budget di sviluppo senz'altro. Anzi, media le considera essenziali queste cose, no? Perché denotano appunto una tua capacità di darti da fare per coprire il piano finanziario. Quindi. Poi c'è una voce che è quella del coproduttore nazionale, no? Qui abbiamo messo contributi coproduttori, al coproduttore nazionale nel caso ci fosse. E poi abbiamo, no, perché il coproduttore, diciamo, estero è un'altra pagina, no? Quindi ognuno nel proprio ambito del proprio paese, se ha un contributo di un coproduttore nazionale, lo mette nella propria pagina. E poi abbiamo l'investimento proprio del produttore, no? Che può essere sia in termini appunto contributi in beni e servizi, prestiti. L'ho messo qua? No, contributi coproduttori. Insomma, c'è appunto un contributo del produttore stesso, che abbiamo visto ieri, può essere deferral, appunto differimenti, no? Di il producer's fee e anche degli overheads, che sono le spese generali. Questi termini inglesi, se li attraversate, insomma, vi capitano, overheads sono le spese generali. Gli imprevisti italiani si chiamano in inglese contingencies. No, quindi contingency e overhead sono le due voci rispettivamente in italiano, contingency imprevisti, overheads spese generali. Quindi il produttore può decidere di differire sia il proprio compenso, il producer's fee, sia gli overheads, che sono quelli relativi al mantenimento del proprio ufficio, perché il mio ufficio sta sviluppando o sta lavorando in questo momento in contemporanea su 5 progetti. Io è ovvio che, no? Quello che posso mettere su questo progetto lo metto sul preventivo di questo progetto, ma se per adesso posso metterlo sul film, lo metto sul film, comunque lo copro con gli altri 4 progetti e poi quando guadagno pago le spese relative a questa quota, no? E il produttore può anche decidere di investire finanziariamente nel film, cioè al di là di quello che è il mio compenso che differisco, degli overheads, appunto spese generali che differisco, posso anche decidere, ho un mio fondo di produzione interno, investo sul progetto, che è quello che vediamo sta cominciando a succedere, no? Con alcune società italiane che riescono appunto grazie al fatto che producono dei film di autori importanti, riescono con gli introiti, insomma, a mettere da parte appunto una quota di investimento che fa la società su autori più giovani, no? Sono cose molto positive. Abbiamo un esempio di una società francese, un direttore amministrativo che è venuto ai nostri workshop, interessantissimo. La società si chiama Agathe Film, che è costituita, è praticamente una cooperativa di 7 produttori che si sono messi insieme. 7 produttori, ognuno segue i suoi progetti, però hanno un'amministrazione unica, no? E se un film di uno dei 7 va benissimo, gli introiti vengono utilizzati per favorire la nascita di nuovi progetti che vengono. Cioè è molto interessante come struttura, insomma, bene o male è un pool, no? Un consorzio che va avanti con una serie di progetti contemporaneamente, fanno anche televisione, che è utilissimo nei termini di economia, no? Della società, perché produce più introiti, insomma, e investono quello che è appunto il guadagno della televisione nei film, cioè è un giro virtuoso, no? È lo stesso motivo per cui bisognerebbe dare spazio a diverse tipologie di progetti, anche, esattamente, cioè, la diversificazione, certo, cose più commerciali, assolutamente. Sì, ma non so, la Indigo stessa, no? Prendiamo una società italiana, a parte appunto grandi successi come La Grande Bellezza, un film vincitore di Oscar, insomma, Botteghino, e vendite internazionali altissime, no? Quindi la Indigo sta portando avanti un vivaio di giovani registi, insomma, su cui investe quello che è riuscita, no? con questo grande film a mettere insieme. Ma è anche vero che stanno portando avanti, no? Delle web series. Avete presente Una mamma per amica, no? Altre cose, insomma, di questo genere che stanno facendo contemporaneamente, che permette loro, no, di creare questo flusso di cassa all'interno della società. Quello che vediamo spesso nei partecipanti ai nostri workshop in altri paesi, fanno service,
anche voi qui in Puglia, no? Mi raccontavate insomma di produzioni straniere che vengono qui a girare, insomma chi ha una struttura che può utilizzare per appunto favorire queste produzioni, qualcosa ci guadagna, fanno pubblicità, no? Molti fanno commercials appunto per la televisione, service per commercials che vanno a girare. In Lituania c'è un boom insomma di americani, altre, cioè ditte molto importanti che vanno lì a girare, piccole società di produzione che fanno appunto servicing per le pubblicità, no? Io volevo ritornare un attimo indietro a capire la differenza tra il contributo dei coproduttori e l'investimento del produttore. Allora, nel senso che sono due cose diametralmente opposte, sono due cose molto diverse. Si parlava anche, sì, della quota dell'investimento del produttore, a parte il differimento. Sì. Poi abbiamo anche i contributi dei coproduttori, quindi uh-huh. Come si presenta in questo caso? Cioè ci sono due coproduzioni italiani, no? Cioè nazionali. Sì. Ho detto che ognuno di questi fogli è di un produttore, un coproduttore, giusto? Io Italia ho questo foglio, la Francia ha questo foglio, chiunque altro stia coproducendo con noi ha uno di questi moduli da riempire. Nell'ambito del modulo abbiamo diverse voci e c'è un apporto coproduttore nazionale. E quella è la cosa. Nazionale, certo. Poi c'è un contributo del produttore. Okay. Quindi appunto io Graziella sto coproducendo con te, tu sei, io sono il titolare diciamo non della coproduzione con gli altri, ma sto coproducendo con te nell'ambito del nostro paese perché tu hai delle cose che io non ho, che, no, con cui puoi contribuire. Quello è l'apporto del coproduttore nazionale. Poi io Graziella decido che nell'ambito delle mie attività ho la possibilità di contribuire in cash con un X e metto anche quello. Ma quello non dà diritto a quota in più? No. Come viene visto? Come viene visto a livello di diritti o di... No, di diritti diciamo... Viene visto giusto come un investimento... È un investimento che poi devo recuperare evidentemente. Come no? Con partecipazione tra virgolette? Il mio? L'investimento del produttore, sì. L'investimento del produttore una volta stabilito è normalmente per riempire una quota che manca, no? Diciamo che... No, una volta stabilito le due coproduzioni, sì, il 40 e il 60%, no? All'interno del mio 40% come coproduttore in più ci metto una quota... Non in più, all'interno del 40%, esatto. Ok. Sì. All'interno del tuo 40%, per riempire quel 40% tu puoi mettere questo, vedi che ti mancano 7.250 euro, dici vabbè ce li metto io, no? Oppure vado a cercarmi altre fonti, però se non trovi le altre fonti ce li metti tu, sapendo, cioè investendo e sapendo che poi se il film va appunto in guadagno devi recuperare quei soldi perché ce li hai messi come tuo investimento. No, gli interessi no, non sei una banca, insomma, la banca, sì, è un tuo rischio, è ovvio, non è neanche detto che il film vada a recuperare dopo, no? Diciamo che potrebbe essere in alcuni casi la dimostrazione del tuo interesse per il progetto, cioè quanto più ti interessa, dici, più punti, no? È una questione anche di scommetterci appunto. Il cofinanziatore può essere, perché poi ce l'abbiamo appunto altro, no? C'è other, in-kind investments, e quindi c'hai contributi in beni e servizi, no? Ci può essere uno studio di post-produzione, per dire, che decide non ti faccio pagare la post e entro in compartecipazione nel film, e quindi diciamo tutto quello che è il costo relativo al mio servizio lo mettiamo come costo ma non lo percepisco, no? Entro piuttosto appunto in compartecipazione, quindi ho diritto agli utili, no? Finché recupero la mia spesa. Se poi andiamo oltre mi dai un tot, tutto questo ragionato insomma con i contratti anche lì, no? Questo nel caso di contributi in beni e servizi. Nel caso in cui abbiamo anche third party deferrals, dice differimenti da parte di parti terze, no? Quindi il regista può decidere, no? Non prendo i miei soldi, contribuisco al film e li prendo dopo nel caso in cui guadagniamo qualcosa, regista piuttosto che, no, altri appunto attori, capi reparto, insomma ci può essere una cosa di questo quindi genere. Se può essere una
Una quota di proprietà? Sì, un coproduttore. Sì, una quota di proprietà del film, è un finanziatore, insomma, quindi è un finanziatore. Finanziatore? Finanziatore, sì. Non un coproduttore, non in questi termini. Aspetta, finiamo questo e poi ti dico un'altra cosa. Perché poi altre fonti di finanziamento, e qui ci sono il product placement, gli sponsor, i tax credit interni ed esterni, no? E qui abbiamo messo sponsor, crowdfunding, ci può essere il prestito, insomma, che tu metti nel piano finanziario sapendo che poi devi restituirlo, insomma. Beh, assicurazioni non sono entrate nel film, magari, insomma, assicurazioni finanziarie sono piuttosto uscite, no? Quindi le metti nel preventivo, non nel piano finanziario. E sì, poi le somme vanno messe tutte al netto di IVA, perché l'IVA è una questione della società, no? Le entrate e le uscite dell'IVA, insomma, che riguardano l'amministrazione societaria e non le spese. E di nuovo unica valuta, no? Concordare la valuta come abbiamo fatto per il preventivo, uguale al piano finanziario, decidiamo di mettere tutto nell'unica valuta, sennò non ci capiamo nulla. Allora, per rispondere a te, c'è un piccolo esempio che però trovate su internet, potete andare a vedere, è stato fatto da uno studio di avvocati di Roma che ha proposto un co-production treaty tra persone che fanno il film, no? Quindi il produttore, il regista, gli attori, tutte le maestranze, insomma, partecipano con il loro guadagno, diciamo, il loro eventuale introiti, stipendio, quello che lo vuoi chiamare, di settimane, insomma, partecipano alla produzione del film e diventano comproprietari del film in coproduzione, no? Co-producers, esatto. Si può fare tra amici in una coproduzione che riguarda un piccolo film in un piccolo territorio. È quello che fanno tutti i ragazzi che fanno il cortometraggio con i propri fondi, ognuno ci mette qualcosa, se poi riesci a venderlo ti dividi le spese. È trainante, nel senso che ognuno poi ha l'interesse di portarlo a termine. Assolutamente. Se io posso anche andare, sì. Sì, lo puoi fare su un film in cui spendi, non so, 20.000 euro, 30.000 euro, non so, ognuno, no, ci mette il suo, alla fine se riesci a venderlo. Una grossa produzione non lo puoi fare, no, a parte il fatto che nessuno, no, no, non puoi. Sì, sicuramente, quello è un differimento, è andata benissimo, suppongo, ma è un differimento. Sì, no? Production treaty è sempre tra persone giuridiche? No, in questo caso no, infatti è un po', sì, è un po' bizzarra, insomma, in questo caso no, diciamo che è un accordo di compartecipazione con condivisione degli utili. No? Cioè è un apporto, è un finanziamento congiunto con colpa, è una divisione, insomma, se tu ci metti 3 lire ti riprendi 3 lire, se c'è un po' di guadagno ti riprendi quella quota che è la tua partecipazione al film, quindi è una compartecipazione finanziaria, insomma, un cofinanziamento, no? Sì, in questo senso sì, 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 è una coproduzione, per cui si chiama co-production treaty dappertutto, insomma, comunque, e quindi in fondo è vero quello che dite, però esula da discorsi di trattati internazionali, non lo puoi fare, cioè deve essere un massimo appunto di investimento, che se non sbaglio, cioè l'investimento del produttore complessivamente tra deferral, tra spese generali, no, tutto quello che è il suo contributo non può superare il 15% del budget in un film, diciamo, normale di coproduzione, no? Il 15% è un tetto massimo, insomma, abbiamo visto appunto spese generali e imprevisti arrivano al massimo dei 12, no? Quindi dicevamo spese generali potrebbero essere 5, gli imprevisti 7, dividiamo come vogliamo noi, 6 e 6. Il deferral del produttore, cioè il compenso del produttore, può essere il 7%, comunque non possiamo superare il 15% del budget. Nessun fondo nazionale ti accetterà un investimento superiore, no? Per un film di costo relativo. Quindi questo è, diciamo, la prassi.
Allora, qui andiamo a parlare della convenzione. Aspettate un attimo, voglio vedere. Ah, ecco, è l'ultima. Mi sto chiedendo se prima di... No, perché poi adesso andiamo a vedere proprio la convenzione in dettaglio, insomma, vi faccio vedere cioè, come è strutturata a livello di contratto, insomma, perché così la vediamo. Allora, la convenzione europea, e vi spiego i criteri che però affronteremo tra un momento. Cioè, mi sto chiedendo se farvela vedere adesso oppure sospendiamo, andiamo a vedere, facciamo una pausa, parliamo dell'Europa. Ho una serie di slide appunto sull'Europa, che cos'è, come è strutturata il Consiglio d'Europa, il programma media, la Comunità Europea, e farvi capire da che cosa nasce la Convenzione Europea e secondo quali criteri è stata non determinata così com'è. Perché che io ve la dia adesso così ha forse per voi poco senso, nel senso che è complessa e vi può confondere. Quindi adesso chiudiamo qua, facciamo un momento di pausa e poi ci torniamo sopra, cominciando con il discorso dell'Europa. Va bene? Più